Stavolta i ladri sono entrati intorno alle 21:30 ed hanno agito con tutta calma, riuscendo a portare via indisturbati grondaie e discendenti in rame. Si tratta della seconda intrusione in due settimane per il centro anziani di Via del Sommergibile ad Ostia e il presidente è veramente esausto. Esausti proprio, non la facciamo più. Sono in 15 giorni due volte, ma stavolta hanno distrutto tutto. Proprio non la reggiamo più, non so come fare, non ho idea, non lo so. Cosa hanno portato via? Gli discendenti di rame e adesso stanno portando via proprio le grondaie. Le grondaie proprio stanno portando via. Ma lo stanno distruggendo, ma non soltanto le grondaie, se portano via rame, pazienza, ma hanno distrutto tutto. E il catrame sopra, le tegole, hanno diverto tutto. Per portare via 100 euro di roba hanno fatto 2-3 mila euro di danno, non lo so, non ho idea. Non c'è difesa, telecamere, nulla? Sì, le telecamere me le hanno girate, insomma. Sono visti, però non si conoscono, perché vengono mascherati e tutto, cappucciati e non li vedi. Mano a mano stanno distruggendo il centro. Stanno proprio distruggendo, guarda, proprio io sono scoronato, non me la faccio più. Sinceramente, mi chiedono 100 euro, forse gliele darei, almeno non rompe niente. Adesso lei va a polizia a fare l'ennesima denuncia. L'ennesima denuncia, le telecamere, tutto quanto, però è una cuccia in un mare, non lo riempi mai, non c'è niente da fare. Dopo una chiusura a causa Covid che dura da oltre 15 mesi, il Comune di Roma ha autorizzato la riapertura dei centri anziani a partire dal 1 luglio, ma considerando i danneggiamenti è difficile che questa struttura riesca a farsi trovare pronta all'appuntamento.